In questo esercizio una stella di grande massa, pari a 5 volte la massa del Sole e di raggio 1,7 volte il raggio del Sole, questo è il raggio del Sole, ecco, questa stella sta ruotando e compie 5 giri in un tempo di 1000 giorni. A un certo punto questa stella di grande massa esplode come supernova di tipo 2, scaglia nello spazio i suoi strati più esterni, mentre il nocciolo della stella si comprime, si contrae sotto l'azione della forza di gravità e diventa una stella di neutroni. Questa è la stella di neutroni residuo dell'esplosione della stella originaria. La stella di neutroni ha una massa che è soltanto due masse solari, quindi vuol dire che la stella originaria ha espulso nello spazio gran parte della sua massa, tre masse solari. E la stella di neutroni si è molto rimpicciolita perché il suo raggio è soltanto di 20 km, è enormemente più piccola rispetto alla stella originaria. La domanda è che tipo di rotazione ha la stella di neutroni? Se mantiene la stessa rotazione lenta della stella originaria, 5 giri in 1000 giorni, oppure se la sua rotazione sarà molto più veloce. E diciamo subito che il risultato sarà proprio questo, il periodo di rotazione sarà velocissimo. Compirà una rotazione in soli 2 millisecondi, cioè in 2 millesimi di secondo. Vediamo perché. Innanzitutto il dato del numero di giri in quanto tempo corrisponde alla frequenza. Infatti la frequenza sarebbero quanti giri fa la stella in quanto tempo. 5 giri in 1000 giorni, semplificando è un giro ogni 200 giorni. Se fa un giro in 200 giorni vuol dire che 200 giorni è il periodo. Infatti il periodo si può calcolare in vari modi, o si inverte la frequenza, quindi si fa il reciproco della frequenza, invece di n su delta t si fa delta t su n, e quindi 1000 giorni diviso 5. Oppure si ragiona in modo intuitivo, se la stella impiega 1000 giorni a fare 5 giri, per fare un giro solo ne impiegherà 200, e infatti 200 è il reciproco di un duecentesimo della frequenza. Ora portiamo questo periodo da giorni a secondi, quindi 200 per i secondi che stanno in un giorno, 86.400 secondi. Quindi in secondi il periodo di rotazione della stella originaria è questo grande numero di secondi, 1,7 per 10 alla settima, sono circa 17 milioni di secondi. Il motivo per cui invece la stella di neutroni dopo l'esplosione ruota velocissima e quindi ci mette soltanto 2 millesimi di secondo a fare un giro, prima ce ne metteva 17 milioni di secondi, il motivo è che si conserva il momento angolare della stella. Infatti la stella è un sistema isolato sul quale non agiscono forze esterne. Non agiscono quindi neanche momenti torcenti esterni e quindi per il teorema dell'impulso angolare, in assenza di momenti torcenti esterni, si conserva il momento angolare. La situazione è come quella di una ballerina o di una pattinatrice che sta ruotando lentamente con le braccia larghe. Quando poi stringe le braccia, il suo momento di inerzia diminuisce e per compensare aumenta la velocità di rotazione. In realtà questo esercizio ha una complicazione in più rispetto all'esercizio della ballerina, perché nel caso della ballerina, la ballerina non cambia la sua massa, ma cambia soltanto la distribuzione delle sue masse, cioè le braccia larghe si stringono, ma la massa complessiva della ballerina rimane uguale. Qui invece c'è anche una riduzione di massa, quindi abbiamo una massa che da 5 masse solari passa a 2 masse solari. Quindi abbiamo sia una riduzione di massa che una riduzione di distribuzione, cioè di larghezza. In ogni caso il momento angolare si mantiene costante e rivolto verso l'alto, quindi la rotazione avviene intorno a un asse verticale. Il momento angolare prima e dopo l'esplosione si calcola con questa formula I omega, quindi momento di inerzia per velocità angolare prima e dopo. Il momento di inerzia nel caso di una sfera rotante intorno a un asse passante per un diametro è dato dalla formula 2 quinti, la massa della sfera per il raggio al quadrato. Anche dopo l'esplosione il momento di inerzia è sempre 2 quinti e massa raggio al quadrato, solo che va messa la nuova massa e il nuovo raggio della stella. Invece la velocità angolare prima e dopo si calcola, si esprime come 2π greco diviso il periodo.
Infatti la velocità angolare, ricordiamo che è 2π radianti, cioè quanto angolo compie il corpo rotante, la stella, 2π radianti, quindi un angolo giro, diviso il tempo impiegato a fare un angolo giro, cioè un periodo. Prima dell'esplosione dobbiamo mettere il periodo della stella originaria, dopo l'esplosione dobbiamo mettere il periodo della stella di neutroni. Questo periodo T' è la nostra incognita. Ora, in questa equazione molte cose si semplificano, il fattore 2 quinti, il fattore 2π greco. Portiamo la nostra incognita T' a sinistra e tutto il resto a destra, quindi T va a destra, e a destra abbiamo anche il rapporto M' diviso M che va qua sotto, e il rapporto R' al quadrato diviso R al quadrato, quindi il rapporto dei raggi al quadrato. Andiamo a sostituire i valori numerici. Il periodo originario della stella T l'avevamo calcolato prima, eccolo. Poi il rapporto delle masse, quindi la massa nuova diviso la massa vecchia, 2 masse solari diviso 5 masse solari, massa solare si semplifica. Poi abbiamo il rapporto dei raggi al quadrato. Il raggio finale, quindi la stella di neutroni, 20 km, il raggio della stella originaria era 1,7 raggi solari. Quindi 1,7, il raggio solare è questo, e quindi abbiamo 1,7 per questo valore chilometri, i chilometri si semplificano e poi c'è da fare il quadrato. Svolgendo i calcoli, qua rimane un 2 quinti e questa quantità fra parentesi corrisponde a 1 diviso questo numero, da farsi al quadrato. Il risultato è che il nuovo periodo di rotazione è 2 millisecondi, quindi la stella ha enormemente accelerato la sua rotazione, passando da più di 17 milioni di secondi a soltanto 2 millisecondi di periodo. Come detto prima, il motivo per questa drastica riduzione del periodo di rotazione, quindi questo enorme aumento della frequenza di rotazione, il motivo in realtà sono due motivi. Uno è che la massa si è ridotta, ma soprattutto la cosa più importante è che si è enormemente ridotto il raggio della stella. Come vediamo infatti da questo rapporto, questo è il rapporto dei raggi, il raggio della stella si è ridotto di un fattore circa 60.000, 59.000.